Ciao, io sono l'ingegnere Raimondo Riccardo di Isolare la Casa. Oggi voglio parlarvi di un grande classico dell'edilizia, del ponte termico. Cos'è il ponte termico? Il ponte termico è una parte della vostra casa dove il flusso termico è maggiore rispetto alle altre parti. Molto spesso questa parte è piccola, piccolissima. Vediamo innanzitutto dove si trova. Il ponte termico è, per esempio, l'angolo della vostra casa dove il freddo entra in una zona ampia e si concentra qua. Il ponte termico è una parte dove c'è un pilastro, dove il pilastro, essendo in cemento armato disperdendo di più del muro, questa parte vi rimane fredda. Un ponte termico è dove il solaio si appoggia sul muro, questa parte è un cordolo in cementa, sempre cemento armato, prende il freddo e la porta in questo punto qua. Bene, tutti punti piccoli, piccolissimi, che in termini di efficienza energetica sono talmente piccoli che andare a lavorare su questi o non andarci a lavorare alla fine cambia poco, spesso anche solo il 10%. Poi lì potrà venire qualche problema di muffa, ma ne parliamo la prossima volta. Bene, la nostra specialità qual è? Valutare le priorità. Abbiamo capito che nel nostro lavoro c'è una cosa bellissima. Con pochissime spese si riesce a ottenere il 90% dei risultati. Se vuoi saperne di più, chiamaci direttamente. Ti mandiamo un tecnico esperto che potrà valutare il tuo caso specifico e farti un preventivo gratuito e senza impegno. Per oggi ti saluto. Ciao, grazie.